Salve ragazzi, eccomi di nuovo, sono Alessia Puggini della Vita in Fitness Benzoni. Oggi in veste un po' diversa perché abbiamo sempre parlato appunto di esercizi, allenamento fisico, però io ho sempre sottolineato che è molto importante l'alimentazione. E diciamo che in questo periodo che come vedete siamo a casa e purtroppo ci siamo buttati, volendo o no, sul cibo e si mangiano purtroppo le cose più impensate, ci si butta soprattutto sui dolci, sulle cose grasse, patatine, eccetera, eccetera. Allora sono qui per darvi un piccolo suggerimento alimentare, dato che anch'io sono in prima linea per quanto riguarda appunto mangiare in modo sano e cercare di mantenere un peso forma, perché si sa che purtroppo prendere peso è molto facile, perderlo poi sarà molto più difficile. Allora, oggi vi voglio dare una ricetta di una torta che preparo, che mangio anche più volte al giorno, che però, come vedete, mi aiuta a rimanere in forma perché è una torta ricca di proteine, poverissima di grassi e zuccheri. E ora vi dico velocemente gli ingredienti e poi vi farò vedere il risultato. Allora, per la torta occorrono. Allora, innanzitutto 250 g di yogurt magro greco, zero grassi, ok? 250 g. Poi 100 g di farina di cocco, ok? Poi 400 ml di chiara d'uovo, la trovate tranquillamente in qualsiasi supermercato, quindi solo chiara, 400 ml. Dopodiché mezza bustina di lievito per dolci, io uso questo vanigliato, mi ci trovo bene. Come zucchero dolcificante, io uso il dolcificante liquido, metto 4 cucchiai di dolcificante. Un cucchiaio di cacao amaro e infine farina d'avena. Questa è aromatizzata alla Nutella, quindi è una farina d'avena già aromatizzata. E se avete quella semplice, potete aumentare le dosi di cioccolato in polvere per darle sapore. E io uso 250 g di farina di avena aromatizzata al cioccolato. Molto semplice, prendete tutti questi ingredienti, li mettete in una bowl e utilizzate un semplice frullatore. Io uso frullatore di immersione, frullo tutto quanto. Dopodiché, nel frattempo, ho preriscaldato il forno a 200-250 gradi per una decina di minuti. Prendo una pirofila, che è circa 30 cm per 15, la metto dentro della carta forno e verso il composto. Dopodiché abbasso la temperatura del forno a 180 gradi e la cuocio per 30 minuti. Io, terminati questi 30 minuti, normalmente voi controllate tramite, io uso uno stecchino di legno per vedere appunto se è cotta. Dopodiché spengo e lascio freddare col forno aperto. Adesso vi faccio vedere perché l'ho appena preparata, quindi faccio vedere il risultato in diretta. Allora, la torta è questa qui. Scusate, devo utilizzare questo perché è ancora bollente. Come vedete, eccola qua. Ora la sfornerò davanti a voi, la toglierò dallo stampo, così vi faccio vedere com'è venuta. È veramente buonissima, poverissima di grassi, poverissima di zuccheri, ma molto ricca di proteine. Per cui è uno stesso che potete togliere più volte al giorno. Io la mangio sempre a colazione e dopodiché anche magari durante il pomeriggio con il tè, che non mi fa sentire in colpa, che è la cosa più importante. Ecco qua, sono sfornata, come vedete, eccola qui. Alta, bella, soffice, è veramente buonissima. Quindi non mi resta che dirvi buon appetito, perché si può mangiare e restare in forma. Un bacione da Alessia di Dal Fitness Benzoni. Ciao ciao, ora me la mangio.